quando uno vede. Buonasera. Diciamo, prima commentavamo con un collega, un grande esperto lui, di questo palco, sempre siamo tornati indietro i 10 anni con Rossi e Guarino a fare la partita e essere quasi determinanti. Insomma, questo veramente è una bella soddisfazione per te, no? Ma sì, non metto in dubbio che fare una partita del genere contro Veroli è sempre un motivo di soddisfazione, ma sono contento soprattutto perché la squadra ha vinto, ha portato a casa 2 punti importantissimi per noi, per la nostra fiducia, per lavorare in settimana un po' più tranquilli. Speriamo che questa vittoria possa così dare il via al nostro campionato. Giusto, è stato importante anche la reazione dal punto di vista mentale nel momento in cui Veroli era riuscito a rifarsi sotto dopo quel momentaneo più 9 della partita. Sì, beh, sapevamo che comunque loro se sono primi è perché comunque giocano un basket intenso per 40 minuti. Appena tu mollavi un attimo di testa, loro erano bravissimi, sono bravissimi comunque a tornare in partita e mettere in difficoltà. Abbiamo lavorato tutta la settimana su questi aspetti e sapevamo che comunque anche se potevamo andare avanti di qualche punto loro non avrebbero mai mollato, quindi noi siamo stati bravi perché comunque anche nei momenti un po' di difficoltà siamo rimasti tutti uniti e abbiamo lavorato per un unico obiettivo che era quello di vincere questo gara. Dal punto di vista personale, la gara può anche dare il via alla nuova stagione anche per te? Questa è una domanda così. Ma io... anche in considerazione di quello che ci eravamo detti in serie di presentazioni di partita, Francesco. Lo sai benissimo, io... allora, le critiche fanno parte di questo mondo e io le accetto, ci mancherebbe. Però poi bisogna fare attenzione quando poi si guarda comunque le due annate. Cioè, l'anno scorso è stata un'annata sicuramente per me positiva, ma dovuta anche dal fatto che abbiamo avuto molto cambiamento in corsa. Quindi a livello di gioco la palla passava molto per le mie mani. Quest'anno la squadra è stata fatta da un'altra tipologia, quindi mi è stato chiesto di fare il playmaker vero, quello che non ho fatto l'anno scorso, quindi forse vi siete abituati troppo bene l'anno scorso, ma io in questa squadra devo fare il playmaker. Poi chiaro, posso avere quelle giornate dove posso fare canestro, punti nelle mani e va bene, e siamo tutti contenti. Quindi quest'anno nella squadra attuale, vabbè, parte stasera che Green non c'era, però abbiamo come esterni abbiamo Bucci che è americano e Green che è americano. Quindi il mio compito è quello di fare giocare bene. Allora quando poi mi vengono fatte critiche perché non gioco come l'anno scorso, un po' non mi va bene questa cosa. Magari le critiche devono essere fatte perché la squadra sta giocando male, perché non stiamo giocando bene, allora sì, li accetto perché il compito è anche quello che ho giocato. Ma non perché non segno, perché se guardiamo i numeri non va bene. Poi ripeto, io l'accetto, ci mancherebbe, però penso che gli addetti ai lavori queste cose non le guardano, poi si dà solo alla gente attuale. No, così.